Well, I think this is being faithful to the values of our very vibrant democracy, which is open and, you know, the government fully in the service of the people. We are monitoring very closely the inbound traffic. We have also put in place vetting of outbound traffic so that we minimize the risk coming in from the inbound traffic, but also make sure that we do our very best to contain the spread within country, but also taking steps to vet those with possible symptoms among those who are leaving the country. Bene, la Cina non è certamente una democrazia compiuta, possiamo dire che invece la Corea del Sud ha un ordinamento molto più simile alle democrazie occidentali, eppure abbiamo sentito dalla voce, diciamo, del governo sudcoreano che per loro questa, diciamo, necessità è imprescindibile, quella di tracciare tutti i contagiati. Che effetto le fa? Che effetto le fa vedere questi poliziotti col visore sensibile al calore che guardano la gente che cammina in mezzo alle strade? Questa è nel caso della Corea del Sud, che ha una struttura simile ai paesi occidentali, così si dice, però ha una cultura, conosco molti studenti coreani, sudcoreani, ha una cultura, una struttura etica che comunitaria, non è fondata su principi individuali che noi abbiamo. È molto comunitaria, quindi accetta l'idea che nel nome del bene dello Stato di ciascuno di noi dobbiamo essere in qualche modo monitorati. Io resisto continuamente a questo, non posso non resistere, altrimenti il mio lavoro non avrebbe nemmeno senso. Io mi occupo di teorie della libertà e della democrazia. Vedere che c'è, che permane, che si diffonde questa egemonia del controllo invisibile anche nelle nostre democrazie e che noi l'abbracciamo, l'accettiamo. Ricordiamoci che noi stiamo diventando, e lo diventiamo, lo siamo tutti i giorni quando usiamo il nostro cellulare. Noi diventiamo quasi, diciamo, operatori del controllo che ci viene dato. Noi siamo diciamo, ci mettiamo noi nelle mani di questa struttura di controllo, e anche con piacere, perché è bello giocare con questi strumenti, perché è bello essere esposti. Esporci diventa addirittura, noi ci esponiamo, partecipiamo a questa forma di servitù volontaria. Questo non può essere accettato come un fatto compiuto, come una fatalità, certo, come una necessità. Certo. Non può. Vabbè, io ho fatto la parte dell'avvocato Alan Dershowitz, l'avvocato del diavolo, con lei, ma vedo che ha resistito benissimo ai tentativi di metterla in difficoltà su questo. Però, insomma, per poter capire, per poterne discutere, è importante, diciamo, riflettere sui pro e sui contro. Grazie, professoressa Urbinati. Grazie davvero. Grazie a voi, buonanotte.